Siamo al nono anno della Festa del Fatto Quotidiano, abbiamo un programma che abbiamo illustrato che preparerà dal punto di vista politico sicuramente la stagione autunnale, un programma a cui ha dato un contributo Marco Travaglio, che è il direttore del giornale, di un giornale che appunto cerca di seguire in maniera laica, aperta, indipendente assolutamente quello che succede nel paese, quindi il nostro pubblico è con noi da questo punto di vista, perché sa che si può fidare, che quel impegno che abbiamo preso 9 anni fa, con i nostri errori, i nostri limiti, i nostri difetti, di fare un giornale sulla base di quello che noi pensiamo sia giusto e non perché ce lo chiede qualcuno, questo impegno sia stato mantenuto e venga mantenuto. E veramente sul Fatto si trovano ogni giorno opinioni molto diverse sui fatti del momento, qualcuno le vede come una sorta di contraddizione, secondo noi se è una contraddizione virtuosa e importante che i nostri lettori continuano molto ad apprezzare. Proprio 9 anni fa eravamo qui per festeggiare il nostro primo anno come giornale e avevamo un giornale. Oggi siamo ancora qui, felici di esserlo, tra l'altro un luogo che ci ha sempre accolto con grande entusiasmo, e presentiamo in realtà una società con tutti i suoi marchi. Quest'anno in particolar modo il processo di diversificazione è avvenuto nel corso degli anni, ma quest'anno in particolar modo il programma, diciamo, rispecchia un po' tutte le nostre produzioni. Abbiamo cercato, al di là del tema degli incontri, proprio di collocarlo a livello di brand, e perché siamo alla vigilia anche di un processo di quotazione che avverrà entro l'anno, dove al centro del piano industriale c'è proprio la nostra diversificazione, quindi un gruppo che è cresciuto. Quindi oggi abbiamo un giornale ovviamente che ha consolidato i suoi successi, però una società che è cresciuta e va oltre il giornale. Noi siamo contenti, orgogliosi di avere il Fatto Quotidiano, che è un giornale che è cresciuto negli ultimi anni in maniera, credo, si è consolidato, insomma, un bel seguito, e quindi credo che come ogni anno c'è questa festa invezzegliana che cresce, si consolida e quindi viene sempre meglio, diciamo, e quindi siamo veramente contenti e speriamo che anche il prossimo anno, che è il 10° anno, in combinazione con il 40° anno della Versiliana, del Festival della Versiliana, venga fuori veramente una stagione formidabile, bellissima. Noi siamo dei temerari, continuiamo su questa strada da 9 anni e la facciamo con entusiasmo, ovviamente. L'ho fatto da sindaco, oggi il sindaco di Pietrasanta mi ha chiesto di continuare a fare l'assessore alla cultura, ho una visione nazionale facendo il parlamentare e ancora di più sento la necessità di avere un pluralismo che quello che offre tutto il gruppo editoriale del Fatto, ma il Fatto, il giornale, la vostra attività televisiva, e ci consente di portare a Marina di Pietrasanta ed in Versilia migliaia di persone che magari per altre occasioni, neppure per le vacanze, verrebbero da queste parti. Quindi io vi devo ringraziare perché credete in noi, e nessuno può dire il contrario, abbiamo sempre creduto in voi.